Allora, sicuramente di stretta attualità c'è tutta la questione sul governo, sulle decisioni che sta prendendo in questi giorni, in queste ore, quindi defiscalizzazioni, IRPEF e quant'altro. Come primi atti sicuramente nulla di nuovo. Di fatto viene riconfermato anche da Renzi, al governo Renzi. Di ciò che sono i vincoli che avevamo in Europa, no? Quindi il mantenimento assoluto, quindi nulla di nuovo su quella partita lì. Vi è la questione che ha raggiunto molta visibilità, quella della restituzione dell'IRPEF, no? Almeno ieri sera si diceva che verrà presa rispetto all'alleggerimento dell'IRPEF, i famosi 80 euro. Vedremo un po' come sarà, poi si svilupperà. Di fatto raggiungerà i salariati, quelli dei strati più bassi, sicuramente saranno esclusi i pensionati. Su quella partita IRPEF diamo anche un dato dal nostro punto di vista. Sappiamo che il 93% dell'IRPEF riscossa, no? Dell'IRPEF nazionale, arriva dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, quindi una piccola restituzione sicuramente va bene, sappiamo che il 93% deriva da lì. Accennavo che sicuramente ha avuto un forte punto mediatico, no? Questa restituzione dell'IRPEF, degli 80 euro, sicuramente qualcuno ha messo sul piatto, no? Quello che è il valore che hanno i contratti nazionali, no? Stipulati. E sicuramente qualcuno se la sta giocando bene questa partita qua, no? Come visibilità rispetto, come dicevamo, ai lavoratori, o comunque in generale, no? Ricorda anche un po' il Berlusconi dei primi tempi, no? Quando si vendeva i milioni di posti di lavoro, eccetera, che gli dava consenso sicuramente. Questa è una partita che è in quella direzione. Va comunque registrato, cosa che è molto sottotono rispetto a tutta questa vicenda, è che in contraltare, come diciamo così, in contropartita a questa vicenda economica c'è poi una liberalizzazione, no, del mercato del lavoro sotto che si sta concretizzando. Cito un passo del Corriere della Sera di qualche giorno fa che dice liberalizzazione senza precedenti nei contratti a termine, no? Quindi già veniva incamerata dal Corriere, che è poi di fatto uno dei massimi organi della stampa italiana, della borghesia italiana, come abbiamo ottenuto qualcosa. In sostanza sui contratti a tempo determinato si dovrebbe passare a 8 proroghe in 3 anni, senza doverne motivare quali sono gli utilizzi, senza dover fare delle sospensioni di tempo fra uno e l'altro. L'unico limite è quello del 20% del totale dell'organico degli occupati. Va comunque segnalato che queste manovre, queste situazioni che ci vengono imposte, no, anche in Italia, non sono ovviamente uniche, no? Lo dobbiamo sottolineare questa cosa. Sicuramente è un processo che dura da anni, è un processo più ampio, possiamo darci una visibilità europea, sicuramente a livello europeo è un processo che dura da diversi anni. I passaggi sono di fatto sempre quelli, ripeto, poi la Germania, chi li ha fatti con varie date, chi li sta facendo adesso, come anche in Italia, sono la riduzione delle protezioni sociali, la stagnazione del potere d'acquisto dei salari, quindi una comprensione del potere d'acquisto dei salari e meno regole sul mercato del lavoro. Bene o male, in Europa questo sta passando. Dobbiamo anche sottolineare che queste misure erano state, come dire, anche propagandate anche in Italia da una certa area, da una certa sinistra, no? La flex security ci dicevano, no? Contrabbandiamo, no? Ci scambiamo queste cose in cambio di più difesa dell'occupazione, no? È una migliore industria, un'industria più forte nazionale. Queste cose sono andate sicuramente, come abbiamo visto, macinate dalla crisi, sono andate sicuramente nel dimenticatoio perché di fatto i milioni e migliaia di posti di lavoro persi in Italia e in Europa in realtà non hanno fatto nessuna sicurezza, no? Sociale di questo tipo. Quindi anche questa situazione, anche questa sorta di ideologia che ci veniva proposta di fatto è svanita velocemente. Sicuramente, e sottolineavo perché il carattere non è solo nazionale di questi attacchi che hanno i salariati, i lavoratori, dobbiamo anche dirlo che sicuramente è un passaggio che i lavoratori subiscono, non è un singolo attacco, non è un singolo attacco di un paese, è sicuramente la risposta del capitalismo.
incontrollabili, no? Contraddizioni del mercato globale, non potendole maneggiare, si sfoga in questo momento, in questo modo. E la finalizzazione alla fine sono i salari dei lavoratori e le condizioni dei lavoratori. Sicuramente a noi compete il compito di organizzare i lavoratori in maniera sempre più ampia, su scala quantomeno continentale. Io penso che, sicuramente gli elementi catalizzanti delle nostre partite sono i contratti, no? Li vediamo sempre, sono gli elementi in cui tutti i lavoratori hanno chiarezza su cosa fare. Ebbene, noi dovremmo lavorare su quella strada lì, sulla strada dei grandi contratti, no? Grandi contratti, passando da quelli prima in Italia e poi estenderli. Io non penso che la strada, come dire, più rinunciataria, forse anche più semplice del mantenimento della situazione dei contratti che abbiamo oggi, sia una strada vincente, no? È una strada di piccole erosioni, no? Una volta si erode il contratto, parlando dei nostri, no? Una volta quello del gas, una volta gomma plastica, una volta su questa tematica, una volta sull'altra. Però è quello, è un passaggio che ci tocca subire. D'altronde, io mi chiedevo anche, insomma, in alcuni passaggi che avevamo, anche nella presentazione di ieri, noi chiediamo spesso, no, alle aziende delle visioni più alte, no, investire nella ricerca, nel rispetto sociale, eccetera. Beh, allora mi chiedo, ma abbiamo anche noi queste visioni più alte, no? Perché fermarci al localismo, ai singoli contratti nazionali? Perché non avere una visione più ampia di quello che è il mercato del lavoro? Allora io la chiedo questa cosa alla mia organizzazione, alla FILTEM e alla CGIL, chiedo una visione più ampia per la difesa dei diritti dei lavoratori. E questo è quello che io penso che dobbiamo fare. Altre strade non ne vedo, assolutamente non ne vedo. Siamo di fronte anche a, possiamo sicuramente dare un giudizio su quella che è stata, quello che è, insomma, il passaggio europeo, no? Una cosa che è stata venduta a, possiamo anche dirlo da un punto di vista ideologico, no? L'Europa benevola, l'Europa sociale, no? Personalmente beato chi ci ha creduto, insomma, io ci vedevo sicuramente dietro l'Europa dei grandi interessi, delle grandi industrie, delle grandi banche. Dopodiché questa grande Europa che ci avevano venduto con le belle bandierine date ai bambini, in realtà si sgretola, no? Con gli attacchi a quelle che è le riforme del mercato del lavoro, no? Vediamo, in tutta Europa marciano, no? Che va dalle pensioni a quant'altro. Ognuno ha subito e sta subendo questa cosa qua, è un attacco forte. Bene, allora siamo di fronte a una condizione che questa Europa, questo continente, no? di unificazione ci ha dato solo l'imposizione ai salariati europei di pagare il prezzo di quello che è la crisi, di quelle che sono determinate contraddizioni di questo sistema. Bene, allora io penso che questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettarlo passivamente, no? Penso che siamo arrivati a una condizione tale di non ritorno. Non penso che ci possiamo arroccare su condizioni localistiche che, come dicevo prima, sicuramente alla lunga, ma anche a breve, risulterebbero perdenti. Dobbiamo quindi essere conseguenti a ciò, dobbiamo muoverci, non è facile la strada, lo sono prima io a dirlo, la strada non è facile, nessuno si tira indietro, noi siamo nelle aziende, quando c'è da contrattare si fa, eccetera. Però la Confederazione deve sicuramente muoversi, prendersi un impegno forte sull'estensione, un'estensione più ampia di quelli che sono i contratti nazionali e che si possa muovere in un'estensione e una copertura di tutti i salariati, quantomeno a livello europeo. Grazie. Grazie Enrico. E richiamiamo se è presente Muretti, mi dicevano che stava arrivando, se non è in sala Vito De Maio. Vito De Mario, Giovanni D'Addario, hai la parola compagno, Abruzzo Pescara. Compagni e compagni, buon pomeriggio. Io il mio intervento è un intervento che vuole mettere a conoscenza a questo congresso della triste vicenda che sta attraversando il polo chimico di Bussi.
che ha citato anche il segretario Miceli nella sua relazione. È uno dei più vecchi d'Italia, dove si fa chimica da oltre un secolo. Il polo chimico di Bussi è in queste ultime settimane alla ribalta della cronaca nazionale per la triste vicenda che lo vede coinvolto ed etichettato come uno dei siti chimici più inquinati d'Europa. Lì si fa chimica dal 1901. Negli anni che vanno a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale si sono prodotte anche armi chimiche per la distruzione di massa, tra queste l'ibride che ha usato Mussolini in Etiopia. La Montecatini prima e la Montedison dopo si sono concentrati prevalentemente sulla produzione di chimica di base. Un polo chimico che nella metà degli anni Ottanta aveva nel suo organico oltre 2.000 dipendenti. Nel 2001 il gruppo Solvay manifesta la volontà di acquistare l'intero gruppo, nel frattempo divenuto Ausimond, acquisto che poi è stato perfezionato nel 2002. Purtroppo da quel momento è partito un lungo e inesorabile declino del polo chimico. Infatti l'anno successivo, a febbraio del 2003, la Solvay dichiarò la chiusura totale della linea cloro entro il 31 dicembre del 2016. Nel febbraio del 2007, dopo una lunga indagine della Guardia Forestale di Stato, viene rinvenuta una discarica di rifiuti tossici dove la Montedison sistematicamente per anni ha interrato e sversato scarti di produzione chimica di ogni genere. Da un primo sopralluogo fatto sono stati quantificati circa 250.000 tonnellate di metri cubi di rifiuti tossici in un'area di circa 35 ettari. E ha inquinato oltre al terreno anche le falde acquifere, il fiume che attraversa la fabbrica, che poi sfocia nel mare Adriatico. Per tutto questo, oltre alla Montedison, sono stati rinviati a giudizio 19 dirigenti della Montedison, che durante il corso della loro carriera lavorativa hanno in prima persona contribuito alla creazione di questo disastro, dicendo anche che era impossibile non inquinare facendo chimica, quindi dicendo vabbè, bisognava ammazzarli e ci stiamo riuscendo. La settimana scorsa il pubblico ministero nella sua ricusazione ha dichiarato che Montedison consapevolmente negli anni ha inquinato e avvelenato il territorio, la falda, il fiume solo per vile profitto. Queste sono le parole che ha detto la settimana scorsa il PM. È stato dichiarato, documenti alla mano, che fino alla metà degli anni 60 la Montedison ha sversato quotidianamente una tonnellata di rifiuti tossici nel fiume. Da qui si capisce l'enormità e la gravità della vicenda che sta venendo fuori da questo processo, con un impatto mediatico nazionale che a volte, non conoscendo geograficamente il territorio e confondendo la tempistica del rinvenimento della discarica e la sua messa in sicurezza, perché nel frattempo è stata messa in sicurezza nel 2007, sta terrorizzando la cittadinanza sulle acque di falde, mettendo in discussione la loro attuale potabilità. È accertato che dopo il 2007, cioè dal rinvenimento della mega discarica, con un intervento del commissario sono stati chiusi pozzi inquinati e aperti nuovi pozzi a monte della mega discarica, dando all'acquedotto acqua potabilissima. Ma purtroppo, come spesso accade in questi casi, la disinformazione mediatica prende il sopravvento nella testa dei cittadini, innescando una sorta di psicosi di avvelenamento. In questi giorni noi stiamo attraversando un momento bruttissimo, perché non si riesce a spiegare, noi che siamo del territorio, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto. Sembra che lì non è stato fatto nulla dal 2007, invece non è così, il problema c'è, non va sicuramente sottaciuto, va affrontato e va risolto, ma è stato fatto sin dal 2007 tutto quello che si poteva fare in quel sito. Purtroppo è vero che negli anni antecedenti al 2007 si è somministrata acqua inquinata, sia da bere che per uso agroalimentare, perché questo corso di fiume percorre 50 chilometri e purtroppo viene utilizzato il fiume anche per irrigare i campi, le piantagioni e via discorrendo. Ed è per questo che noi, nella nostra Costituzione di parte civile come Filcrem CGIL, nel processo abbiamo chiesto anche un'indagine epidemiologica, che purtroppo non è stata fatta. Gli unici dati che sono stati messi a disposizione della Procura
di Pescara sono stati resi noti il 30 gennaio del 2014, cioè a distanza di 7 anni dal rinvenimento della discarica. Permettetemi la battuta, se fosse stata peste eravamo morti tutti quanti, perché con 7 anni di ritardo non si può arrivare su una problematica così grave. Arrivati a questo punto, riteniamo che la vicenda del polo chimico di Bussi debba assumere non solo mediaticamente, ma anche politicamente e, per quanto ci riguarda, anche sindacalmente, una rilevanza nazionale. Tra le tante preoccupazioni c'è anche quella che la Solvay, attualmente proprietaria del sito, colga la palla al balzo e coroni il suo sogno, quello di chiudere definitivamente le attività oggi ancora in produzione, dove solo grazie alle lotte fatte in questi anni siamo riusciti ad incastrarla nel territorio per i problemi che ci sono e farla rimanere, con nuovi impianti, con celle a membrana, con un impatto ambientale seppur problematico, ma non come si aveva negli anni precedenti. Oggi più che mai è forte il rischio che in quel territorio si rimanga senza lavoro e senza veder realizzata la bonifica. L'aiuto che chiediamo alla Filchterm nazionale è quello di sostenerci nell'affrontare questa doppia vertenza, ambientale e occupazionale, che queste ultime settimane è esplosa mettendo alla luce tutta la sua gravità, sia per quantità che per estensione. Riteniamo che debba essere istituito un tavolo di lavoro e di monitoraggio nazionale con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico, dove il sindacato dovrà avere una parte attiva per rappresentare il territorio e i lavoratori, per affrontare questo dramma nel modo più tempestivo possibile ed intraprendere la strada più veloce e più utile alla risoluzione della doppia emergenza. Noi riteniamo che, in virtù dei 50 milioni messi a disposizione del commissario, vada percorsa la strada della bonifica e della reindustrializzazione, oltre al reperimento di altre risorse economiche, nazionali, se ci sono, europee, che mettono davanti alle proprie responsabilità chi per oltre un secolo ha massacrato un territorio e i suoi abitanti per il solo scopo del profitto. Montedison deve essere messa davanti alle sue responsabilità penali e risarcitorie, basandosi sul principio che chi inquina paga. Crediamo che questa sia l'unica strada da percorrere per cercare di risolvere questa annosa vertenza che fino ad oggi siamo riusciti a gestire localmente, ma oggi, sia dal punto di vista dell'emergenza ambientale che di quello occupazionale, assume una rilevanza nazionale. La criticità del problema ci porta davanti ad un bivio: o tutti insieme cerchiamo di dare un futuro accettabile all'ambiente e all'occupazione, o perdiamo tutti, decretando la morte dell'ambiente e dell'industria, di un sito che con i suoi oltre 113 anni di attività ha scritto una pagina importante di questa storia, nel bene e nel male, lasciando così un territorio l'inquinamento e la disoccupazione, avendo di fatto peggiorato le condizioni socio-economiche e ambientali del territorio rispetto ad un secolo fa. Come CGL abbiamo l'obbligo morale di non abbandonare quel territorio a se stesso, dobbiamo essere lì con la gente, facendo sentire la vicinanza della categoria e della CGL nazionale, per rendere giustizia a chi ha ricevuto il torto di essere sfruttato in questi anni, martoriato dall'inquinamento solo per il profitto. Le ragioni attuali di quel territorio e dei lavoratori non sono le stesse di qualche anno fa, pertanto chiediamo alla Filchterm nazionale di far sua questa avvertenza e di sostenerci nei vari step che ci aspettano per la risoluzione di questa doppia avvertenza. Voglio toccare molto brevemente un altro punto che è, secondo me, legatissimo a quello che ho detto fino adesso. Voglio toccare molto brevemente questo punto, che è quello del riconoscimento all'esposizione a produzioni chimiche nocive per la salute dei lavoratori e di chi ne ha contatto, come è stato fatto giustamente per i lavoratori dell'Acna di Cengio, riguardando l'esposizione del cloro, nitro e ammine. Riteniamo che l'esposizione alle sostanze citate costituisca un rischio chimico, sanitario e quindi pericoloso per la vita di ciascun lavoratore. Sostanze citate costituiscono un rischio chimico, sanitario e quindi pericoloso per la vita di ciascun lavoratore impegnato in fabbriche chimiche con tale produzione in tutto il territorio nazionale. Nel rispetto della nostra Costituzione è fondamentale usare il criterio di uguaglianza,
che questo riconoscimento vada esteso a tutti i lavoratori che sono stati a contatto con tali sostanze. La Filcrem di Pescara chiede alla Filcrem nazionale di impegnarsi ad intraprendere un'azione nei confronti degli istituti preposti volti alla risoluzione di questa palese discriminazione nei confronti di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno rischiato e continuano a rischiare la loro salute nella medesima condizione dei lavoratori dell'ACM e se fosse necessario intraprendere una vertenza nazionale per dare voce e dignità a chi la salute quotidianamente rischia. Grazie. Grazie da Dario. Domenico Ticà, sei in sala. Si prepari Carlo Carelli. Ma il contributo che io voglio portare è parte da una regione come le Marche, che anno più anno meno, negli ultimi 5-6 anni, è passata da una economia riconosciuta da tutti come dinamica, diffusa e anche flessibile. Un'economia che poggia essenzialmente in settori che fanno riferimento alla nostra categoria, moda, chimica ed energia. Oggi in questa regione l'economia si è inceppata. Vi porto alcuni dati per almeno capiamo come possono cambiare, diciamo, le dinamiche e quindi anche affrontare delle questioni fondamentali. Noi abbiamo una occupazione che si è ridotta dell'8,7% con una perdita maggiore di occupati tra le donne e tra gli immigrati. Abbiamo un PIL che si è ridotto del 4,1 e i consumi delle famiglie del 5%. Questi, diciamo, sono i dati e il PIL regge grazie all'export. Eppure la regione Marche è una regione che proprio territorialmente, se vogliamo, è aiutata per l'esportazione, per l'apertura di nuovi mercati, proprio dalla collocazione che è tutta rivolta verso i Balcani e la Russia. Ma perché allora quindi questo volano non parte, anzi si è inceppato? Si è inceppato perché, uno, abbiamo l'aeroporto peggiore d'Italia, un aeroporto molto indebitato, un aeroporto che doveva essere salvato dall'enfant prodige del mondo della moda, un certo Cleto Sacripanti, che non ha saputo risolvere nessun problema per quanto riguarda l'aeroporto, che ha avuto quest'anno MICAM, la fiera delle calzature, un calo di partecipanti del 20%, ha riproposto il MICAM di Shanghai, avendo una riduzione da 87 aziende partecipanti a 35, quindi anche da questo punto di vista sbagliando, dimostrando di essere un po' meno enfant perché il tempo passa anche per lui e decisamente non prodige perché sta commettendo un errore dietro l'altro, l'ultimo anche all'interno della sua azienda che è in difficoltà. Ma è una regione, ad esempio, le Marche, che ha detto no al potenziamento dell'elettrodotto Fano-Teramo, con motivazioni ambientaliste almeno discutibili, che sta costruendo la Quadrilatero, che è una delle grandi opere cantierizzate in Italia, e si muove a passi da lumaca inciampando in fallimenti e quant'altro, che il raddoppio della ferrovia Tirreno-Adriatico non è assolutamente finanziata, che l'alta velocità partendo da Milano si ferma a Bologna. Voi capite quindi, e se posso anche aggiungere, la banda larga è molto stretta, lo dico per sintesi perché altrimenti, e quello che noi chiamiamo il problema delle municipalizzate nelle Marche
possiamo chiamarle municipalizzate di condominio, sono talmente tante, no, che ce ne abbiamo una per ogni palazzone. La macro regione, che è l'altra grande idea dentro, diciamo, un progetto, diciamo, europeo, ancora è in fase di, chiamiamola così, di gestazione, è un po' carsica, a momenti l'idea, come si può dire, riaffiora, poi rientra, quindi, ecco, viviamo queste difficoltà. Eppure è una regione potenzialmente eccellente, ci sono 5 università che non si parlano, una regione di 1.300 abitanti, 5 università. E la microimpresa, se vogliamo, accanto alle questioni del credito, se fino a ieri potevano, come si può dire, fronteggiare la competizione internazionale attraverso la creatività, oggi mantengono la creatività, ma se la creatività non viene affiancata dalla innovazione e viene applicata alla filiera, oggi la creatività non basta più, la globalizzazione ti chiede un altro passo, e su questo passo le aziende marchigiane non ci stanno. Però questo è un po' il quadro per dire che io credo che stiamo ad un bivio. C'è una fase, chiamiamola così, dove l'economia va in sofferenza, e ogni qualvolta va in sofferenza l'economia, va in sofferenza il sociale, va in sofferenza il livello istituzionale, e quindi cresce il disorientamento. Credo che sia un po' questa, diciamo, la fase che stiamo vivendo, è la fase nella quale, diciamo, la CGIL, diciamo, deve rispondere. Io non credo, ad esempio, che la CGIL, che tutto il mondo sia malato. Ci sono realtà che denotano una grande vivacità economica e non solo. E anche l'Europa, secondo me, non è poi così malata. Semmai ha un problema che si chiama scarsità di azione politica nella direzione di una forte coesione, prima sociale che economica. E questo è il problema di fondo. Quello che poi manca all'Italia, forse all'Italia in maniera ancora più aggravata. Però ieri ho sentito anche la relazione, che a me è piaciuta molto. Io vorrei fare questa riflessione anche all'interno di quella relazione. Secondo me in questa fase la politica cerca di riaccreditarsi, e secondo me nel riaccreditarsi lo sta facendo in maniera non condivisibile, per certi versi anche un po' inedita, se pensiamo che il riaccreditarsi della politica passa attraverso l'io, è preoccupante. Ma se pensiamo però che in questo, diciamo, riaccreditarsi, diciamo, il centro, diciamo, sinistra, no? Se n'è appropriata, diciamo, di questa modalità, io credo che c'è da scavare molto attentamente e da non reagire, diciamo, di impulso. Perché non reagire di impulso? Perché guardate, è vero che la soggettivizzazione della politica porta a quegli aspetti che noi non ci auguriamo, ma è anche vero che sta creando un problema all'interno del centro-sinistra, quindi sì, ok, e quindi che rischia di implodere, ma guarda caso nel Paese cresce il consenso, quindi che c'è una reazione, un comportamento, un trasporto di panza. Io credo che, guardate, si possono vincere delle battaglie, si possono vincere, diciamo, degli appuntamenti, si possono mortificare le organizzazioni sindacali, ma alla fine nella stessa modalità e con la stessa forza che la reazione emotiva, chiamiamola istintiva, ti porta a sposare, diciamo, una tesi, poi ti porta, diciamo, a demolirla. Quindi secondo me io non farei una discussione su concertazione sì, concertazione no. Concetti importanti, io farei un ragionamento un po' più, come si può dire, profondo. Quale regola dare alla concertazione? Quale tempistica dare alle relazioni? Quale importanza dare alle forze sociali? Questo
Perché è del tutto evidente che nel momento in cui la politica cerca di riappropriarsi di qualche spazio, no, lo va a togliere forse a qualche un altro. Quindi il problema è, secondo me, se si vuol fare affidamento della forza, del consenso, delle forze, diciamo, sociali, oppure non si vuol percorrere questa strada. Credo che sia questo il punto sul quale dobbiamo discutere. Quindi luoghi, tempi e metodi del dialogo, secondo me, è quanto va riaffermato. Io mi accingo a concludere perché già sono stato, diciamo, invitato, diciamo, a farlo, e credo che la CGIL però ha dalla sua almeno un paio di risorse, non esclusive ma importanti. Il nostro piano del lavoro, ma anche il nostro documento che noi abbiamo elaborato, che sicuramente saranno motivo di discussione e di stimolo a chi ha un'idea diversa dello sviluppo. Ma quelli sono riferimenti, poi il lavoro che stiamo facendo anche oggi dovrà essere dell'ulteriore, dell'altro, migliore. Ma ce n'è un altro e ci voglio concludere. Noi abbiamo il testo unico sulla rappresentanza, che è la vera pietra miliare che siamo stati capaci di fare unitariamente per rimettere al centro della nostra azione i lavoratori. E dico che se questo siamo stati capaci di farlo unitariamente, vuol dire che abbiamo ancora una capacità di rispondere. E dico anche, seppur non so quanto volontariamente, forse il neo presidente del Consiglio non è stato estraneo a questa nostra reattività e a saper proporre come autoriorganizzarci. Quindi se questo è, io credo che noi abbiamo, come si può dire, tutta la cassetta degli attrezzi per poter andare ad affrontare un confronto con la politica, sapendo che abbiamo un'idea di paese, di società, un'idea di come, diciamo, si rappresenta, diciamo, le forze, diciamo, sociali più deboli, convinti che questo paese possa essere sollevato. Chiudo. E veramente mi spiace dover dire che mi pare che si stia un po' perdendo, come si può dire, si sta perdendo come riferimento una questione delle questioni, che è quella della battaglia all'evasione fiscale. Grazie Domenico. E mentre si avvicina Carlo Carelli, si prepari Vito De Mario. Due comunicazioni. Dopo l'intervento di Vito, Stefano Vanni relazionerà sui lavori della Commissione Verifica Poteri, mentre la Commissione Politica si riunirà fra qualche minuto nella sala attigua a quella dove teniamo il dibattito. Carlo Carelli. Carlo Carelli. Vito, lo so, infatti ti ho dato la parola. Dopo Vito si prepari Stefano Vanni per relazionare sui lavori della Commissione Verifica Poteri. Pensavo di intervenire con una platea vociante e urlante, insomma, mi piace il clima molto intimo che si è venuto a creare. È un bel sogno il tuo, Vito, ma non si può realizzare. Insomma. Ancora si mette in casa per tranquillità. E poi, insomma, il livello nazionale mi consente anche alcune libertà che non ho potuto concedermi nei congressi che hanno preceduto questo qua. Ahimè, piegato sulle questioni organizzative, le questioni territoriali e quant'altro, e ho avuto poca possibilità, diciamo, di poter comunicare qualche pensierino che mi gira nella testa più a carattere generale. Allora, la prima questione, lo so che magari qualcuno storcerà il naso, il muso, le orecchie, non lo so, però, diciamo, è una cosa che ho sullo stomaco da parecchio tempo, ed è la questione dell'euro. Dell'euro, che, diciamo, probabilmente a sinistra viene considerato una bestemmia. Io penso che
vada fatto un approfondimento, come dire, sul tema, senza sposare le tesi di nessuno in questo momento. Però credo che è inaccettabile quello che è avvenuto. In una nottata si è perso il 40% di potere d'acquisto delle pensioni e dei salari e degli stipendi. Chi aveva 100 milioni, buon per lui, il giorno dopo l'ingresso dell'euro aveva 50.000 euro e ci poteva comprare esattamente la metà delle cose che poteva comprare il giorno prima. Il giorno prima. Allora, questo secondo me è stato un furto che legittima la posizione della CGIL, che io mi aspetto divenga, diciamo, una posizione rigida, invalicabile, che giustifica la cosiddetta patrimoniale. Cioè, nel senso che questi, lo so che è difficile, qualcuno obietterà, chiudiamo la stalla nel momento in cui le vacche sono scappate e quant'altro, però io penso che sotto l'aspetto etico e sotto l'aspetto formale questa questione vada posta. Anche, dirò anche qui una castroneria, anche in termini legali, perché io credo che probabilmente qualche padre nobile della sinistra, diciamo, o perché era un coglione o perché l'ha fatto volutamente, probabilmente andrebbe anche incarcerato. Lo so che il linguaggio disturba, per questo è detto all'inizio, provate a girare le orecchie, magari non mi ascoltate. Poi l'altro furto, sempre nei confronti dei soliti noti, pensionati e lavoro dipendente, per non parlare dei disoccupati, a cui non è possibile togliere niente perché non hanno niente. Che c'è? La disoccupazione, gli togliamo la disoccupazione. La questione dello spray. Cioè, noi ogni mattina quando ci alziamo abbiamo uno zainetto di non so quanti miliardi di euro in più da pagare sugli interessi. Noi abbiamo come valore monetario lo stesso debito pubblico della Germania, però il debito pubblico della Germania, 2.000 miliardi di euro, loro pagano X di interessi, noi paghiamo lo stesso debito, X più Y è l'interesse in più che paghiamo. Alla faccia, diciamo, della comunità europea, è come se, diciamo, tra la Lombardia e la Puglia, no? I pugliesi, siccome hanno le gambe solide e il fisico forte, gli mettiamo uno zainetto in più e li facciamo pagare, cioè, già avviene, però lasciamo stare le logiche interne. Quindi questo è l'altro punto, che motiva e giustifica una posizione, io dico, rigida della CGIL. E la rigidità non si misura solo, diciamo, con gli strumenti soliti a cui siamo abituati. Alla fine, cioè, entriamo nel meccanismo psicologico, tra virgolette, dei perdenti. Perché questo è, diciamo, l'altro punto. Bisogna, come dire, sommare a questo, a queste giuste rivendicazioni anche una visione positiva, un'idea di farcela su alcune questioni, perché poi alla fine ci mettiamo qualcosa, però insomma, già sappiamo in partenza che sul debito pubblico non possiamo fare niente, lo spread, l'euro, così com'è ce lo teniamo, se no insomma c'è tutta la gran cassa televisiva, ve la risparmio io. La televisione non la vedo mai, quindi diciamo, mi dicono. Però, cioè, voglio dire, dovremmo entrare in una logica positiva. E gli strumenti nel postmoderno
a questo punto diventano, come posso dire, infiniti, no? Mica, cioè gli altri, come dire, sono passati dagli schiaffoni alle padellate in testa e noi ci mettiamo sempre faccia e testa. Quindi bisogna anche, bisognerebbe anche ragionare con forza su questo punto. E adesso veniamo, perché collegata a queste due questioni c'è la questione, diciamo, del lavoro, dell'industrializzazione, perché insomma parliamo a iosa di certi discorsi, però dovremmo usare la logica, diciamo, della brava Massai, sperando che non si offenda qualcuno, cioè che prima di uscire a fare la spesa controlli il borsellino se c'hai i soldi, perché se non stanno i soldi nel borsellino può fare tutti i programmi possibili e immaginabili. E da questo punto di vista il punto è sempre stato dove si vanno a prendere i soldi per rinnovare, per rilanciare il nostro sistema. Ma mica stiamo parlando dei bruscolotti. Cioè io vi do un dato elementare, cioè in Puglia come depositi bancari ci sta qualcosa come 55 miliardi di euro. Con 55 miliardi di euro si possono comprare 3 stati africani. Nell'ultimo periodo, diciamo, nell'ultimo anno, c'è stato un aumento dei depositi bancari, dei soldi che stanno in banca, del 10%, di 5 miliardi di euro. Quindi che cos'è che significa? Che la ricchezza ce la stiamo spostando tra gli italiani, sempre prendendo dalle pensioni, ovviamente ve li sto banalizzando, ve li sto semplificando, poi insomma se qualcuno mi invita possiamo fare anche i ragionamenti dotti più elaborati, eh? Però il punto è questo: nel momento in cui, diciamo, si fa queste operazioni aumenta la ricchezza, aumentano i patrimoni e la gente non può più, diciamo, fare la spesa e non c'è il lavoro. Quindi io credo che bisognerebbe fare queste grandi operazioni, quindi riprendersi, io dico, il mal tolto e rinnovare il discorso dal punto di vista produttivo e industriale. E su questo, guardate, noi sono anni che si parla, diciamo, dei piani industriali nazionali, piani energetici e quant'altro. Poi qualcuno si aspetta le enciclopedie, i libri, i convegni, gli scienziati che ci dicono chissà quali cose. La prima questione sono i soldi, dove si vanno a prendere. La seconda e la terza sono su che cosa si fanno le scelte e i tempi su cui si fanno le scelte. Quindi ci si organizza per le scelte che si vanno a fare. Certamente la scelta non può essere quella di continuare adesso un'azienda, un'Italia, a forte vocazione manifatturiera, però manifatture basse. Bisogna fare delle scelte importanti di un certo tipo e nemmeno seguire, diciamo così, le mode a seconda, diciamo, di chi riesce meglio a trasmetterci i messaggi sui video, no? E quindi questo è il punto su cui siamo carenti. Purtroppo il tempo stringe, il Presidente mi ha suonato, pensavo di essere ancora all'introduzione. Buon congresso a tutti. Grazie Vito, al solito sempre interessante.